Salute e serenità a tutti da Carmelo Santonocito. Tempi bui per tutti con questa situazione che effettivamente non ha precedenti, assolutamente nessun precedente nella storia. Eppure c'è qualche cosa comunque che non torna. C'è qualcosa che mi sfugge, c'è qualcosa che... E a questo punto ogni tipo di notizia che possa in qualche modo riguardare lo stato delle cose, diventa interessante, utile base per un dibattito o per indagini, studi, eccetera, che riescano a chiarire un po' meglio quello che sta accadendo. Mi riferisco alla parte della Lombardia che maggiormente è al centro di questa epidemia, in cui sembra che l'aumento dei contagi non debba finire mai, che è proprio al centro del ciclone, cioè la zona di Brescia e la zona di Bergamo. Qui c'è una notizia che il mio carissimo amico Paolo mi ha segnalato, che fu pubblicata a suo tempo dai giornali, ed in particolare apparve sul quotidiano Il Giorno di Milano a firma di Federica Pacella. Il titolo è «Polmonite a Brescia, 878 malati senza un perché». Niente risposte dopo 3 mesi. Ipotesi di un maxi studio sulla popolazione, come è accaduto per il sito Caffaro o Caffaro, che dir si voglia, e la diossina. Sembrerebbe molto attuale, se non che la data di pubblicazione è 11 dicembre 2018. E dice la giornalista nello scorso dell'articolo che ci vorranno un paio d'anni per capire le cause dell'epidemia di polmonite che ha colpito un'ampia zona della bassa bresciana e dell'alto mantovano, e ipotizza lei probabilmente servirà anche uno studio epidemiologico come quello fatto in altri casi di interesse nazionale. A quell'epoca, nel dicembre, a 3 mesi dall'inizio dell'epidemia, c'erano ancora poche certezze. Virgolette aperte, cito dall'articolo: si sa che ci sono stati 878 casi di polmonite tra inizio settembre e metà ottobre. Nel bresciano ce ne sono stati 766, di cui 224 in 7 comuni lungo il fiume Chiese. L'anno prima erano stati solo 36. Le analisi per ora hanno confermato 103 casi di legionella. E l'ATS di Brescia, con l'Istituto Superiore di Sanità e l'Assessorato Regionale alla Salute, hanno concordato sulla necessità di proseguire quella ricerca. Virgolette di nuovo aperte, le 103 positività, sottolinea il direttore generale ATS Brescia Carmelo Scarcella, non giustificano l'enorme numero di polmoniti. È possibile che ci siano cause diverse. Dobbiamo capire cos'altro andare a cercare e mettere in campo uno studio di popolazione analogo a quello sull'area Caffaro o Caffaro, ripeto. Chiuse le virgolette. Cioè Caffaro, e spiega alla giornalista che si tratta del grande sito chimico i cui effetti hanno colpito duramente tutta l'area bresciana. Dalle analisi su 308 campioni biologici condotte dall'Istituto Superiore di Sanità, emerge che solo 10 positività sono legate alla legionella pneumofila di tipo 1, quella più comune, e i restanti 93 appartengono al tipo 2-15. Questo rende il caso singolare, dice nell'articolo Maria Luisa Ricci, responsabile centro di riferimento nazionale legionellosi dell'Istituto Superiore di Sanità, poiché in letteratura non è mai stata trovata un'epidemia da legionella del gruppo 2. Ma c'è di più. Nei campioni ambientali prelevati da torri di raffreddamento, fino a ieri le principali imputate, impianti industriali, fiume Chiese, solo in quest'ultimo, in particolare nella zona di Montichiari, Remedello e Carpenedolo, c'è una corrispondenza con il tipo di legionella trovata nelle persone. ATS e Istituto Superiore di Sanità concordano però nell'affermare che la causa dell'epidemia non possa essere imputata al fiume, che semmai potrebbe a sua volta aver raccolto il bacillo da un'altra fonte. Cito testualmente di nuovo: bisognerebbe capire cosa è stato sversato in quel periodo, sottolinea Ricci. Le torri sono ancora oggetto di indagine, sottolinea Fabrizio Speziani, direttore sanitario di ATS Brescia. ATS Valpadana ha effettuato campionamenti sulle torri di Castiglione delle Stiviere.
Intanto, Regione Lombardia è pronta ad emanare le linee guida per il trattamento degli impianti di raffreddamento. Virgolette, saranno previsti controlli e sanzioni, spiega l'assessore Giulio Gallera, o Gallera che dir si voglia, quello che ogni giorno vediamo comparire in televisione i giorni nostri come se fosse il Presidente della Repubblica che si rivolge a reti unificate al Paese. E poi dice che è disposto a candidarsi per sindaco di Milano. Dalla vicenda una novità positiva, la nascita di una sala operativa dell'ATS per gestire le emergenze e migliorare la comunicazione con i comuni e le autorità sanitarie del territorio. E meno male, visto il punto in cui ci stiamo trovando ora. Ora, naturalmente, io non sono un clinico, non sono un medico, non sono un epidemiologo, e meno male, perché ho sentito epidemiologi, clinici e specialisti dire fesserie che anche un bambino si troverebbe a dover combattere. Fesserie uniche. Io non so se ci sia un legame con questo. Certa è una cosa, che se si dice all'inizio dell'articolo che sarebbero occorsi almeno 2 anni per fare le dovute indagini, i 2 anni sono passati. E sta succedendo quello che succede. E allora quello studio che fine farà? Sicuramente sarà stato sospeso, travolto da tutto quello che sta accadendo. Se in più si tiene conto del fatto che stranamente e inspiegabilmente un sacco di salme sono state frettolosamente cremate, credo che non sia più possibile fare raffronti oppure andare a vedere se per caso ci fosse qualche legame o qualche cosa. Il mio amico Paolo, che mi ha segnalato questo articolo, mi ha detto durante la sua comunicazione che hanno fatto le prove generali? Punto interrogativo. Io non lo so. Sta di fatto, questo è quanto. Per ora. Grazie a tutti.